Ciao, chi non vuole la pace, chi non vuole che sia la pace alla fine, e chi non ha paura dei potenti del mondo, di questi che sono nostri supervisori, che dicono le cose come dobbiamo comportarsi, che mettono in via queste regole che non consideriamo buone. Chi non ha paura che deve fare come il resto, altrimenti non sopravvive? E con queste domande affronta noi oggi il Vangelo. È proprio Gesù, sapendo che c'è il fino, aspetta lui la morte, va via, vuole dare la forza, vuole dare ultime parole più importanti che rimangono dentro me, dentro te, e che possiamo mettere come una, prendere come qualcosa che dà noi forza a affrontare questi temi. E dice che lui porta proprio la pace un po' diversa di mondo. Forse il mondo vuole che tutto sarà quando è tranquillo, non ci sono guerre e va bene. Oppure, se vogliamo che c'è pace, possiamo andare molto rigoroso e dire questo che sembra a noi una idea, un approccio, un gruppo della gente che sembra a noi che sorge conflitti, quelli uccidiamo e sarà in pace, sì? Oppure mettiamo molte severe regole che mettono noi così in ansia, così in frustrazione che non facciamo più danni. Ma Gesù vuole ottenere pace diverso, per cui dice che anche se viene principe del mondo, chi è principe del mondo? Uno si può chiedere, principe del mondo è proprio mondo, giovani, considera come questo tutto che allontana noi dal Dio, questi aspetti della realtà che allontanano noi dal Dio. E il principe del mondo è qualcuno che ha potere e mette queste tutte regole del mondo che noi fanno allontanare da Dio. E lui dice, ma anche se viene e sarà duro, lui non ha potere sopra noi, non ha potere sopra Gesù, non ha potere sopra noi, perché così tanto come usciamo da questo tutto che filtriamo il mondo che noi circonda, queste parti, queste sorgenti della luce, sorgenti della verità, e il nostro focus mettiamo su queste e non su questo tutto come sembra a prevalenza. Così riusciamo a vivere nella pace. Così penso io e cosa pensi tu?